Oggi all'Università del Molise di Termoli il sindaco di Santa Croce di Magliano, Donato D'Ambrosio, che tra l'altro con tutta anche l'amministrazione a seguito, per parlare di un progetto che riguarda appunto una zona della cittadina di Santa Croce. Allora, sindaco, che cosa ascolteremo questa mattina qui in questo bel incontro che faremo fra poco? Ma stamattina firmeremo un protocollo d'intesa tra Comune e Università del Molise, perché candidiamo ufficialmente la zona di Milanico di Santa Croce di Magliano come candidato appunto nel registro delle aree rurali istituito dal Ministero delle Politiche Agricole. Quindi diciamo che questa zona è una zona caratteristica della vostra cittadina, che comunque ha un aspetto e un valore, diciamo, anche culturale sotto questo punto di vista, se vogliamo dirla. Ma ha un grandissimo valore culturale, territoriale, c'è anche la presenza della Badia di Milanico, e per noi è definita, anzi la definiscono, il granaio del Molise. Puntiamo fortemente sulla valorizzazione del nostro territorio, come ripeto da 3 anni a questa parte, la nostra missione è quella di valorizzare quello che abbiamo. Siamo convintissimi nell'azione amministrativa che il futuro viene dal passato, per cui stiamo cercando un mix vincente tra le nostre tradizioni e sul nostro territorio, e penso che la zona di Milanico possa essere un fiore all'occhiello dove c'è tutto, c'è storia, tradizione, ci sono i nostri trattori, c'è appunto la Badia di Milanico e c'è la nostra cultura agricola, appunto, come dicevo poc'anzi, perché lì è presente il più grande granaio del Molise. Per noi deve essere un motivo di orgoglio. Però devo ringraziare fortemente il mio vice sindaco e il professor Pazzagli, ma soprattutto il mio vice sindaco Maria Florio, perché ha creduto fortemente in questa idea, in questa partnership con l'Università del Molise. Quando ci è arrivata questa comunicazione da parte del Ministero di questa possibilità di poter iscrivere questa nostra zona all'interno di questo registro per poter definire delle linee guida e delle pratiche, delle buone pratiche per poter sviluppare il nostro territorio, devo dire che ci siamo tuffati di corso e il vice sindaco ha seguito in prima persona la stesura appunto di questo progetto, che non nascondo un progetto ambizioso, di prospettiva, e oggi mettiamo la prima pietra con questo protocollo d'intesa. E penso che la partnership con l'università sia una delle cose migliori che abbiamo fatto in questi 3 anni di amministrazione. Solitamente siamo abituati a giudicare l'attività amministrativa soltanto per la manutenzione del verde, manutenzione delle strade, e lavori pubblici, politiche sociali. Mentre stiamo andando in una direzione bella, nuova, e paradossalmente lo definisco innovativa, perché la vera innovazione penso del 2017 sia quello appunto di valorizzare quello che noi abbiamo. Per noi quindi questa è una possibilità di sviluppo, ovviamente è un progetto a lungo termine, i risultati non saranno immediati, ma appunto però l'importante è bene iniziare bene, ecco. In questo senso oggi si parte definitivamente per cercare di valorizzare appunto il nostro territorio che noi amiamo. Beh, è una buona base di partenza questa. Sì, assolutamente, penso proprio di sì. Ripeto, poi abbiamo voluto di intraprendere questo percorso con l'Università del Molise, il professor Pazzagli è entusiasta di questa iniziativa. Io penso che ne sentiremo parlare, ora dovremmo muoverci all'interno della classica burocrazia italiana, però questo non ci spaventa.